A che età sei entrato per la prima volta in carcere? 24. Ti ricordi di che reato rispondevi? Il primo reato è tentato omicidio. E poi quante altre volte ci sei entrato? Poi ci sono entrato per violazioni alla pubblica sicurezza, estorsione, usura, 416, associazione semplice. Quante carceri hai visitato nel corso della tua vita? Dai 6 agli 8 carceri. Ce ne puoi elencare qualcuno? Siano, Paola, Taranto, Rossano, Vibo e Palmi. La prima volta che sei entrato in carcere, cosa hai provato? Non lo so, tanta nello stesso frustrazione, rabbia, perché era una catena di rabbia che si è scaturita e mi ha portato là. Sono stato, come sono entrato, come ti posso dire? Paura. Mi rivivere proprio il momento, in questo momento, ecco. No, paura no. Paura no, non avevo paura di nulla. Se potessi descriverci il carcere, quali parole useresti? Cos'è il carcere? Dove mettere neanche il mio cane. Allora, ci sono agenti penitenziari molto umani. Uno mi ha colpito in più di tutti, con un altro organico poi del carcere, che è la psicologa del carcere, un'egregia persona, una persona speciale anzi. Parliamo di quale carcere? Vibo. Ma il peggiore di tutti è Vibo. Vibo e Palme sono i peggiori di tutti. Allora ti entrano in quel carcere se tu sei una determinata persona che può interessare a qualche magistrato fuori, a qualcuno di potente fuori, ti fa cadere psicologicamente, ti fa dire cose impensabili. Ma come avviene questo? Allora loro cominciano da come entri verrai chiamato dall'ufficio matricola, prenderanno le misure, le impronte digitali, la routine per schedarti a livello dei carceri, poi là diventi un numero, non una persona. Allora non sarai più un essere umano, da là sarai un numero al trasferimento, un numero. Noi diciamo 10, oggi prendiamo 10 e spostiamo 10. E che differenza c'è tra il carcere di Vibo e di Palmi con quello di Taranto, di Paola? Ti posso dire una cosa, il carcere di Paola è un carcere nuovo adesso al momento, è stato uno degli ultimi carceri che sono entrato. Ci sono più diritti per il detenuto, c'è la doccia nella stanza, c'è ora l'aria precisa, c'è anche un sistema diverso, come ti posso dire, anche nel vestirti, cioè un detenuto normale non può indossare un pantalone che per esempio la mamma gli compra, glielo compra di marca. Non puoi indossare le scarpe a Vibo. Al carcere di Paola, per esempio, hai la normale vita, anzi cercano di reinserirti nella scuola, nell'impianto scolastico, cercano di reinserirti, non di aggredirti psicologicamente. Cosa che invece succede a Vibo? A Vibo succede, io ho il mio peggior incubo in Vibo. Descriverci il carcere di Vibo. Allora, ma ti spiego una cosa. Se sei un detenuto comune, entri in un'ottica. Sì. Se sei un detenuto 416, anche semplice, oppure sei messo differentemente, sei messo male, ti mettono in una cella senza luce. Tu hai diritto a 2 ore d'aria per giusto, hai diritto a 2 ore d'aria di mattina e 2 ore d'aria il pomeriggio. A tua discrezione. Puoi farle sia le 2 di mattina che le 2 di pomeriggio. Loro ne danno una. In un viale largo 2,90 m
perché contavo anche passi quando volevo andare un poco a prendere aria. 2,90 m per 7 metri, alto 3 metri e sopra la testa ti trovo la rete dei conigli, rete saldata, larghezza 1 cm per 1 cm. Era come la gabbia dei leoni, dove nel circolo si fanno entrare i leoni. Ma la condizione più disumana mi hanno messo in una cella dove tre persone si sono impiccate. Parliamo di tre padri di famiglia. Prima Questo è prima del tuo arrivo. del mio arrivo, sì. Parliamo di tre padri di famiglia. Si chiamano celle di punizione, dove non hai neanche il materasso, dove vai al bagno e mangi nello stesso tempo, nello stesso 3 metri per 2. Quanto ci sei stato in questa cella? 31 giorni. Le uniche persone che mi sono visto vicino sono state il mio avvocato Sabatino, Porcelli e la dottoressa del carcere. Dottoressa, chi sarebbe? Non ricordo, aveva i capelli neri, una persona speciale, guarda, ti entrava nell'animo. Psicologa. La psicologa, sì. Ti entrava Psicologa del nell'animo. carcere di Vibo. Sì, del carcere di Vibo. Ti entrava nell'animo dicendoti, forse non ti scoraggiare, se tu davvero ne sei innocente, ce la farai. Io non ero innocente, io non mi, per una violazione della sorveglianza speciale, e mi spiego anche la violazione, aver preso la macchina per portare i miei figli, una a scuola e gli altri due all'asilo. Mi hanno tratto in arresto, poi mi hanno riliberato subito, l'indomani mattina. Poi per noncuranza, non hanno fatto lettere che doveva fare Cassazione, appello. Mi sono arrivati questi 11 mesi di definitivo, all'improvviso, mentre io ero già agli arresti domiciliari per un altro reato. Gli ho detto io, guardate che sono 11 mesi, mi sembra inutile far entrare una persona per 11 mesi quando io sono già agli arresti domiciliari. Il comandante della stazione dei carabinieri di Vibo mi disse, ti devo portare in carcere. Portato là, da lì mi hanno messo subito, proprio a tempo zero, in questa cella di isolamento. Io quando sono entrato non volevo entrare. Di fronte a me c'era un capo carismatico, come dicono loro, di una famiglia degli invadi, di fronte alla cella mia, alla quale aveva vetro, aveva tutto. Aveva fornello, aveva tutto perché era detenuto, a 40, detenuto in isolamento. Guarda, ti posso dire che ho visto più umanità in lui che nello Stato, perché lì è lo Stato. Hai mai assistito ad episodi di violenza in carcere? Sì. Ce li puoi raccontare? Loro non transigono, Loro chi? loro, noi, tutti i detenuti, non transigono le mancanze di rispetto, le violenze sui bambini, le violenze private a donne. Già se tu entri con una macchina di questi, già sei destinato A finire male. a finire male, qualche punto in faccia, o qualche schiaffo in faccia, oppure devi stare zitto, non devi parlare, non hai voce in capitolo, non puoi, non avrai amici, non hai amici, nessuno ha amici lì dentro, neanche il peggior boss ha amici lì dentro. E invece da parte degli agenti di polizia penitenziaria? Allora, io ho visto tanta umanità. Tanta, però da persone semplici, non da graduati. Io il 28° giorno stavo cadendo e avevo pensato anche se forse la casualità o il Signore che ci guarda certe volte, avevo pensato di suicidarmi. Ma non perché mi trovavo in carcere, perché non capivo tutto questo accanimento su di me per 31 giorni. Ho chiesto il diritto di poter mangiare con quello che mi compravo, mi è stato negato. Cioè, io sono entrato con barba fatta perché il comandante all'epoca mi ha fatto fare una doccia, mi ha fatto sistemare. Ma per 31 giorni non mi sono potuto neanche lavare. Cioè, l'acqua era fredda, asciugamani non ne avevo.
tra le 6 e le 8 carceri che tu hai visitato, ti è accaduta soltanto a Vibo Valentia? Sì, a Vibo Valentia, Vibo Valentia dovrebbe essere chiuso, è l'Alcatraz. Tu dici, ma tu stai parlando di Alcatraz, tu hai mai visto Alcatraz, ma dalle TV si vede. Per i boss mafiosi, per i mafiosi, sì, non c'è un trattamento speciale? No, no. Cioè, viene visto con più timore, poiché lui, se ti guarda in faccia, si ricorderà se gli farai del male. Però? Però non hanno privilegi. Non hanno privilegi perché te lo posso garantire io di prima persona. A questa persona di 76 anni, quello che gli hanno fatto passare di fronte a me, solo Dio lo sa. E quando mi ha visto il mio senso di cedimento, nonostante sapeva che poteva prendere un rapporto o poteva aggravare la situazione più di quanto è grave, è stato l'unico che mi ha buttato una bottiglietta con del caffè. Poiché neanche il caffè mi facevano. Cioè, io sono andato avanti che avevo perso 7 kg in un... Mi viene il brivido solo a pensarlo. 7 kg in 31 giorni. Mangiavo pane e acqua, o mangiavo quando mi faceva fame, poiché non capivo tutto questo accanimento su di me. Da lì poi, anche quando sono poi salito ai piani, poi il pensiero dei figli, perché poi ti dimentichi di tutto. Quando sei là ti conviene dimenticarti di tutto, perché è ancora peggio. Se tu pensi, se tu sei un padre dei figli, poi pensi a loro, non a te. Pensi chissà che fanno, chissà come stanno. Chissà se ho la forza di rivederli. Perché ero molto provato. Stiamo parlando la sera che la temperatura arriva tra gli 1 e i 2 gradi. E il freddo penetra nelle ossa di qualsiasi detenuto, di qualsiasi essere umano. Stiamo parlando che metà degli indumenti che io avevo portato da casa, pesanti, mi sono stati tolti, poiché erano firmati o marcati, e non li potevo entrare. Stiamo parlando di un accappatoio per la doccia, se te la facevano fare sempre, poiché non me l'hanno fatta fare. Un accappatoio della doccia tolto perché aveva il cappuccio. Stiamo parlando di un pile, di una coperta di pile, tolta perché era firmata. E quando mi ha visto mia mamma ha pianto, dopo 31 giorni ha pianto. Dopo 31 giorni piangevano mia mamma e mio fratello. Cioè, non me lo facevano, ma un cuore di mamma, un cuore di mamma. Io ho chiamato il mio avvocato, perché sono... Io ho detto lo stato di detenzione alla quale mi trovavo. Hanno sporto denuncia, regolare. Non si sono presi provvedimenti. Quando sei uscito dal carcere, l'ultima volta, come hai visto il mondo? L'ultima volta mi ha sconvolto la vita a me. Perché? Allora, come sono uscito, sono arrivato a casa, di nuovo con gli arresti domiciliari. E avevo tante lettere di solidarietà dai miei amici, dai miei parenti, che cercavano di tenermi. Però sapevo già quello che mi aspettavo fuori. Mi aspettava di cominciare da zero. Mi aspettava sopravvivere. Però ringraziando il Dio non sono uscito. Il carcere rieduca? No. Se dovessi parlare a tuo figlio... No, mio figlio, ti posso dire una cosa. Io ho 3 figli, 2 femmine e un maschietto. Loro sono orgogliosi di me. Però sono molto drastico io con i miei figli. Molte persone mi giudicano... Ti giudicano per quello che stai facendo. Per gli errori che hai fatto, ma gli errori te la vergogna.
la pecora si trasforma in lupo davanti a lui. Cioè, tu dici, se io ho vissuto questa vita, perché la vita mi ha portato a viverla così? Sì. Sì, tante cose mi hanno portato a viverla così. Però quello che ho fatto io, i miei figli non lo faranno. Non lo faranno mai. I miei figli dovranno avere un'istruzione, dovranno parlare benissimo l'italiano e conoscere il dialetto. Perché questo? Questo è bello. Sì, perché conosci le tue origini, da dove vieni, da quello che è tuo padre. Mio padre è stato sempre un onesto lavoratore, mai avuto problemi con la giustizia, mai avuto nulla. Mio padre è stato un esempio di padre. Però il più. Sì, io mio padre l'ho preso, per la testa che avevo. Ma tra milioni di padri scegliere il mio, oggi, che sono padre. Mio padre mi ha indicato a lavorare quando ho visto che non avevo... Mi ha portato a lavorare, mi ha portato a fare l'uomo, già a 13 anni, 14 anni. Gli amici ti portano a fare differenti cose. Cosa vedi nel tuo futuro? Per fortuna mi ha sorriso. Nonostante la mia separazione ho trovato una compagna, un pubblico ministero, un giudice. Mi ha sorriso. Ha sorriso a me e ai miei figli. Io ho perso la famiglia, ho perso tutto. E mi ero ritrovato ad un punto ad essere solo, a cominciare da zero, come ho detto. Da quando è arrivata lei, adesso il mondo mi sorprende. Ho trovato un lavoro stabile, un lavoro dignitoso, dove far vivere anche i miei figli in dignità. Dico solo una cosa. Pensiamoci due volte a quello che facciamo. Senti di dover chiedere perdono a qualcuno? Ai miei figli. Io ho privato la libertà di padre, la libertà di una famiglia serena, senza essere controllato dalla polizia, di vivere mano nella mano, perché i giorni persi sono giorni, i giorni non passati insieme ai miei figli, con la libertà, in libertà, sono i giorni persi, non sono i giorni da recuperare. Un giorno di libertà, oggi come oggi, ti posso dire che non apprezzo.